Buongiorno amici e amiche di F News ben ritrovati con l'appuntamento delle 12 sul nostro canale YouTube da lunedì al venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter oggi troviamo con il nostro Alessandro Cavassini Ciao Alessandro Ciao, ciao, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti Allora Alessandro, voglio fare con te oggi il punto del mercato perché è chiaro no, che sono ore importanti siamo ormai arrivati al 25 luglio e manca ancora qualche pedina. io ti voglio fare una domanda secca al volo sei preoccupato? Per alcune situazioni, in primis quella della porta? Eh, discretamente sì. <ride> Devo essere sincero, ma uh, non che mi stupisca perché ormai sono un po' di anni no, che siamo abituati a questo, questo mercato che parte sì. subito a razzo, quindi si aggiustano due o tre caselle. Diciamo, oh, finalmente la volta buona che l'allenatore ha la squadra pronta per anche perché. Tutti parlano della fine del mercato no? come deadline per fare i colpi e ok, ma in realtà il, il, il cambiato comincia fra, fra poco più di tre settimane, non è che c'è tutto questo margine. Quindi secondo me l'Inter ha due urgenze, come giustamente ricordavi tu, il portiere e la punta. Sì. Poi il resto ci possiamo ragionare, possiamo traccheggiare, però secondo me si sta barattando qualche milione in meno. Con il tempo da dedicare al, al lavoro di campo, quindi non so quanto questo gioco valga la candela. Diciamo che secondo no, quanto sta eh, circolando in queste, in queste ultime ore, pare che fosse, forse ecco, si sia sbloccato no, la situazione legata a Sommer, che comunque possa arrivare nelle prossime ore il tanto a via Libra del Bayern Monaco. Capiremo poi se realmente sarà così, no? perché poi Sommer eh, si è volato nel Giappone, però col Bayern Monaco. L'Inter in Giappone. E nei, prossimi, nei prossimi giorni si affronterà la Nasdaq e il Paris Saint Germain vedria, vedremo un po' ehm, quello che mh, accadrà per quanto riguarda invece, no, la, la, invece la situazione attaccante no? pare che a, in preciso istanti in qualche modo l'interno non abbia spinto sull'acceleratore no Alessandro nel senso yeah. avete incontrato gli agenti non entouragi di, di morata per Gan. in qualche modo no, non c'è stato ancora in qualche modo un affondo decisivo eh, scamarca è stato proposto e non è un'idea che scalda L'Inter sta in qualche modo no, eh, analizzando la situazione con calma, quindi, magari una scelta ponderata, però, anche in questo caso, no, eh, sembra che non sia una decisione no, di, che possa venire in qualche modo nelle prossime ore. No, guarda, eh, secondo me hai ragione tu. Il problema è che a Inzaghi serve una, una punta. Che poi in realtà eh, ci sono due ordini di problemi per quanto riguarda il reparto offensivo dell'Inter. Il centravanti, perché lo ricordiamo, poi, poi non parliamo di numero di gol, perché c'è Lautaro, Turam, per carità, eh, però manca un punto di riferimento, ma non, non è quello che penso io, è quello che pensa Inza, che infatti come priorità del mercato aveva messo Lukaku, quindi adesso non sarà Lukaku, dovrà essere qualcun altro, ma resta una priorità. E, e poi c'è il discorso Correa, che vedo passa molto inosservato ma a tutti gli effetti era il primo a dover lasciare Milano e invece ce lo ritroviamo come prima alternativa e poi magari Correa torna quello della Lazio, esplode trova una continuità mai avuta in carriera e siamo tutti contenti, ma oggi la realtà ci racconta altro, senza fare allarmismi che non è nel mio, nel nostro modo di, di fare è chiaro che ci siano delle, delle situazioni ancora da mettere, da mettere a posto soprattutto io dico in porta ma anche, ma anche in attacco sia per quanto riguarda Correa e, e sia per quanto riguarda l'arrivo di, di un numero 9 Balogun, uh, Wai uh, tutti questi miei collaterali non sono un, 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 un tipo di attaccante in grado di sostituire Lukaku quindi secondo me mi viene da pensare che l'Inter si stia cautelando in caso di chissà partenza di Correa Taremi, Beto lo stesso Murata diciamo possono essere profili aderenti a quello che richiede Inzaghi per completare il pacchetto avanzato io oh, ne no, abbiamo anche parlato e quindi so un po' qual è il tuo, il tuo pensiero a riguardo, lo hai citato tu Lukaku, eh, si continuano a parlare di questo tentativo in qualche modo no, disperato di Lukaku di eh, ricucire no? un rapporto che ormai sembra in qualche modo no, ormai eh, distrutto con, con l'Inter eh, sui social no? io comunque leggo che alcuni sarebbero anche disposti in qualche modo no? a perdonare perché si considera Lukaku no, perfetto per il sistema no, di Inzaghi per il calcio dell'Inter per l'impatto no, eh, che ha in Serie A tu sei di questa idea? Ma guarda, io uh, viviamo in un mondo quello che calcistico che è, che è pregno di bugie, poi alcuni le chiamano bugie bianche, alcuni saranno bugie nere, insomma poi il colore possiamo sceglierlo come meglio ci aggrada. Io ricordo le parole di Steven Jung che dopo la finale di Champions League ha detto adesso terreni migliori e a me sembra che siano partiti il portiere titolare, il braccetto titolare almeno sulla carta inizio stagione passata il regista titolare e il centravanti titolare quali sono i migliori? La terza riserva non mi pare. Marotta diceva Onana fuori dal mercato Onana è già sulla via di Manchester quindi se dobbiamo parlare di bugie o non bugie ce ne stanno tanti che ne dicono, no? E poi alcuni magari le perdoniamo, alcuni meno eh, vogliamo parlare di etica, ti sei portato dentro quadrato sul, sul Lukaku, eh, io continuo a dire la mia: non ho elementi per giudicare come magari tanti, per carità, tanti avranno fonti direttissime, saranno stati lì mentre discutevano Lukaku e Osilio, sì, vabbè, buon per loro. Io non ce l'ho e quindi mi rimando il giudizio. Certo è che a mandare all'aria il tuo principale obiettivo di, di mercato, perché è un principale obiettivo tecnico-tattico. Per una questione di etica morale, solo per quello, io mi baso sui racconti. Mi sembra una forzatura. Secondo me, o c'è dell'altro, o qualcuno non ce la sta raccontando giusta. Mi sì, anche punto. perché no, Lukaku pare essere in qualche modo no, tornato alla carica, almeno sui social, nel senso no questi messaggi, queste frecciatine, quindi poi vedremo quale sarà un giorno anche no, la sua eventuale eh, versione, versione dei fatti. Questa invece è una domanda che io sto facendo in tutti i nostri appuntamenti, in tutte le nostre live. Anche Alessandro, eh, per quanto riguarda il sesto centrocampista, perché è chiaro no, che anche lì va in qualche modo no, eh, va colmata va, va in, la casena mancante, eh, ed è no riguarda Stefano Sensi, perché Stefano Sensi eh, si sta mettendo in mostra in queste. In, si è messo in mostra in queste prime uscite no? con Lugano, la bellissima posizione ma anche contro la si Ha fatto 30 minuti veramente, veramente eh, interessanti. Ma l'idea eventuale no? di considerare Stefano Sensi il sesto centrocampista? Quando parlo di sesto centrocampista, quindi è un discorso no? che riguarda anche il minutaggio, che riguarda diciamo, tutte diciamo, le variabili no? eh, legate, ovviamente, anche al suo impiego. È così impensabile pensare di trattenere Stefano Sensi. Uh, ovviamente sono tutti discorsi non legati alla tenuta fisica perché per la qualità mh, mh, sarebbe anche no molto ingeneroso parlare di sesto centrocampista per Stefano Sessi. però che dici tu? Di che si può fare? ma guarda secondo me a livello prettamente di campo ci sarebbe benissimo anche perché non... qui parliamo di sesto in realtà sarebbe il quarto perché se togliamo Ciala e Aslani che fanno il ruolo di, di registi restano quattro per due posti che sono le mezzali quindi manca un quarto centrocampista nell'otto de 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 delle mezzali e, peraltro Sensi potrebbe anche ricoprire all'occorrenza l'oro di regista davanti alla esatto. difesa quindi sarebbe anche un jolly da quel punto di vista il problema di Sensi lo conosciamo è quello fisico e, e inoltre mi viene da pensare che sia anche lui magari a voler gioca andare a giocare con continuità e non restare come è successo eh, anche con Inzaghi no? A restare e a fare a raccogliere le briciole, quelle che hanno raccolto l'anno scorso a Slani e Cagliardini, e quelli che lui stesso raccolse eh, durante il primo anno di Zagi prima di andare alla, alla Sampa, se non ricordo male. E, e quindi penso sia, ci sia anche una sua volontà, altrimenti l'Inter non poi che ci sia bisogno di caratteristiche magari più fisiche, eccetera, eccetera. Anche lì penso sia un, un, un falso problema in realtà perché perché l'Inter ha dimostrato di saper giocare anche con brevi linei. Ah, alla fine Gagliardini l'anno scorso ha giocato veramente poco, voglio dire, quindi non, non, non mi stupirebbe da una scelta su Sensi. Vanno valutati tanti fattori, noi ci dimentichiamo sempre di valutare nell'ambito del calciomercato la volontà del giocatore, no? Sì. Ultimamente per esempio sulla punta, eh, andiamo a prendere Aller, eh, ma ve lo siete chiesti se lui vuole, vuole lasciare il Borussia Dortmund? a parte poi tutti i discorsi economico, finanziari del Placet, del Dortmund eccetera eccetera. però c'è anche la volontà del giocatore che spesso viene bypassata come se nulla oh. fosse assolutamente, per esempio no? sul lato Sommer la volontà sta facendo no, veramente la differenza quindi speriamo che in qualche modo si sblocchi poi vedremo un po' quali saranno diciamo sì, adesso, nostra... adesso no Raffa, scusa se ti interrompo, ma stiamo sì. parlando di Sommer come se fosse tentato con gli Aschin Sommer è un buonissimo portiere mh, affidabile non è onana eh, è un... io lo parlo con la Pepe Reina peraltro ha avuto da Inzaghi alla Lazio sia per caratteristiche anche per morfologia, l'altezza no? no? non troppo alta. anche citato Inzaghi no? in conferenza stampa. Ah, ecco, vedi, eh. e, e quindi c'è questa possibilità di, di accomunare, però resta Sommer che è alla soglia di 35 anni e non è più un portiere top, ma in realtà non lo è mai stato un portiere fortissimo, è sempre stato un buon portiere. Passare da una Sommer Sommer... Mi auguravo, insomma, l'investimento forte anche su, su Trubin o su Mamardashvili o uno di, di questi qui da, da magari di, da, da inserire con un maggior gradone, sembra di no. Ma dispiace Trubin, Trubin la strategia, magari è quella di portarlo tra sei mesi con uno sconto tra 12 tra no? metro zero. È chiaro che poi magari rischi, perché c'è la concorrenza. No. Dobbiamo anche dire no, che in queste, queste ultime ore sono arrivate anche smentite no, sul front, diciamo, per quanto riguarda la notizia dell'Argentina sull'offerta no, dell'Inter per eh, Emiliano Martinez e quindi eh, viene confermata no, la pista Sommer. Sì, comunque... Alcuni hanno confermato ah. che sia stato offerto um, all'Inter che però il prezzo di 30 milioni per la sua famiglia sarebbe un alto, altri hanno smentito, poi qui... Eh, sulla clausola Sommer ne abbiamo lette di tutti i colori vero, quindi faccio fatica a fidarmi di smentite e conferme è vero è vero e poi vedremo no quel sarà anche il secondo portiere, se la scelta magari ricadrà su Stankovic una sua permanenza oppure no si penseranno di puntare su un altro profilo come Audero, se Tubi non arriva. Vediamo un po' quale succede. È chiaro anche Audero la... mi tengo Stankovic, c'ho cioè, proprio un eh, a questo punto di Zenga, vista. Zenga Zenga invece scommette tanto lo suo Audero. Eh, ha detto se io Zenga diceva che... anche che andano a essere titolare, eh, sì, sì, ma diceva, diceva anche <ride> che Correa era un grande un grande prospetto. Speriamo no in qualche modo no. Eh, prospetto Vediamo... sì, Raf Purtroppo è rimasto un prospetto all'Inter, è, è vero, è vero, è vero. Purtroppo così, eh, Alessandro. Io ti ringrazio per aver partecipato con me questa mattina. Grazie a te come sempre. Abbiamo veramente fatto il punto generale sul mercato dell'Inter, quindi lasciate un commento, commentate anche voi su tutte le trattative in ballo, anche su Lucarpo. Sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Seguite sempre il sito www.fcenterius.it, seguiteci sui nostri canali social e noi ci vediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto. Non mi resta che lasciarvi con calorosissimo, sempre forza e tra...